Ciao a tutti e bentornati. Oggi voglio mostrarvi un'avventura di pesca che può essere uno spunto importante perché mi sono trovato ad affrontare una situazione di corrente laterale che si sa è sempre molto fastidiosa, non è la classica scaduta con il vento frontale, quindi con le onde che vengono in sequenza, ma una situazione di vento molto fastidioso. Però sono riuscito a trovare la quadra e a pescare in modo corretto anche con esche molto leggere. Non voglio rubarvi altro tempo, per cui vi lascio al video e vi auguro buona visione. Via. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi sono in spiaggia, l'alba, il sole è già sorto. Sono venuto un po' più tardi perché c'è questo vento sostenuto da ovest che sicuramente disturba l'azione di pesca, però la previsione è che calmi progressivamente nelle prossime ore e quindi ho portato con me in realtà due canne, una da spinning e una da ultralight, e sto provando con la canna da ultralight perché questa situazione di corrente laterale potrei sfruttarla appunto con qualche micro jig. L'intenzione chiaramente è quella di intercettare predatori che potrebbero essere interessati ai jig, quali per esempio i carangidi magari o qualche piccolo tunnide, ovviamente parlo di alletterati, e vediamo un po' se qualche predatore decide di collaborare. Ho montato un jig da 7 grammi e farò un po' di tentativi, magari cambierò esca, vediamo che cosa viene fuori, se c'è qualche predatore. Però l'acqua è torbida, insomma il giusto livello di torbidità, e questo mi lascia insomma ben sperare per quella che potrebbe essere l'attività predatoria in questo contesto. Attacco partito col piede giusto a questa mattinata ed è un piccolo carango. Guardate che bello, a cui ovviamente adesso ridiamo la libertà immediatamente. Fantastico, bellissimo. Anche in contesti come questo, insomma, laddove c'è una corrente sostenuta laterale, evidentemente si può pescare a ultralight se chiaramente si scelgono le giuste esche e si lancia nella giusta direzione. In questo caso io sto lanciando a favore di vento, ovviamente lancio verso questa direzione, quindi non perpendicolare alla riva ma quasi parallelo alla riva, e il motivo è semplice: voglio sfruttare appunto questa corrente che sicuramente diversamente mi farebbe pescare male, perché spingerebbe appunto l'esca, la costringerebbe insomma a nuotare fuori assetto, però così nuota controcorrente e può risultare anche più letale un recupero di questo tipo. Perché? Perché si utilizzano esche anche molto piccole che restano in pesca in questo caso e risultano quindi più letali perché imitano al meglio
il pesce foraggio di cui questi piccoli predatori si nutrono. In questo caso ho catturato un piccolo carango, un piccolo carangide, un piccolo carango mediterraneo, e sono certo che sia ghiotto, insomma, di micro aliciotte, che insomma risultano essere veramente molto simili all'esca che sto usando. Fra un po' farò qualche tentativo a gomma, sempre con lo stesso concetto. Voglio provare a pescare con testine piombate molto leggere, anche da un grammo. Vediamo se il pensiero che si peschi, insomma, che si possa pescare per parallelo alla riva, insomma, mi consenta di pescare anche così leggero, con pesi davvero esigui. Il vento è sostenuto, però insomma si può provare. Bene, ho montato una piccola gomma, voglio provare a vedere se effettivamente questa, anche una situazione, anche un'esca così piccola montata su testina piombata da un grammo, possa insomma restare in pesca in questo contesto. Io sono convinto che riesca. Il lancio è sempre trasversale alla riva, quasi parallelo alla riva, e il motivo è semplice: voglio che l'esca transiti per più tempo nel punto più giusto, insomma quello in cui potrebbe essere occupato da qualche predatore o visitato da qualche predatore. L'esca si muove molto bene, peraltro con questa canna riesco a sentirla correttamente. Vediamo un po', penso che utilizzerò quest'esca per un po', poi se non dovessi avere riscontri magari utilizzerò qualche gig o qualche piccolo minnow. Eccolo! Altro carangide, bagno le mani con lo strumento, guardate che bello, questo vento è venuto fuori, questo pesciotto, insomma sono pesci belli, ultra light, finale sottilissimo, veramente bello, lo slamo e lo rilasciamo, eccolo qui, via. Eccolo, no! Mannaggia! Mannaggia!
caramba. Bel caramba. Bene, questa è stata un'avventura di pesca estremamente appagante perché sono riuscito a capire quale potesse essere l'approccio più giusto, quale dovesse essere la direzione del lancio e quando si riescono ad ottenere dei risultati, anche se i pesci non sono di dimensioni enormi, risulta essere sempre molto appagante. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, fatemi sapere un po' nei commenti che cosa ne pensate, se avevate già adottato questa strategia quando il vento è laterale, quindi la corrente laterale sposta il mare e cambia assetto alle esche, e se magari in passato comunque avete sfruttato questa condizione a vostro vantaggio. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanellina così non vi perderete i prossimi video. Vi ricordo anche che in descrizione troverete un po' di link, c'è quello che rimanda al mio sito internet e utilizzando il codice sconto PESCA15 avrete diritto al 15% di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo. C'è il link del mio libro, Il Buio Senza Voce, il link del mio secondo canale YouTube in cui parlo di altre cose, se vi va insomma dategli un'occhiata e niente, condividete il video con chiunque possa essere interessato a questo argomento, insomma interagite in qualche modo perché la strategia migliore perché questo video poi possa essere presentato ad un pubblico più ampio, magari di pescatori che potrebbero essere interessati. E niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca.